buona domenica a tutti, una buona domenica a tutti coloro che seguono TV City. Ciro, sono piena disposizione per qualsiasi domanda, prego. Allora, sindaco, cosa risponde alle lamentele dei cittadini sui social? I cittadini chiedono maggiori controlli. Allora, voglio ricordare qualche cosa che l'ho sempre detto, che da quando noi abbiamo istituito, ormai sono oltre 30 giorni, il centro operativo comunale, quasi tutti i giorni c'è un incontro con le forze dell'ordine. Forze dell'ordine chi? Allora, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, con l'Esercito e Vigili Urbani, che si coordinano ogni giorno i posti dove andare a fare i vari controlli. Quindi sul territorio tutti i giorni ci sono controlli. Poi abbiamo istituito questa zona che limitava le piazzette nei lati e dove tutti vedete che c'è una presenza di forze dell'ordine sia lato falanga e sia lato teatro. Beh, questo è evidente. Dopodiché ci sono spesso controlli che noi vediamo, ho visto postate delle macchine in fila come se ci fosse traffico, ma lì sulla zona di Sant'Antonio ci sono proprio dei blocchi da parte delle forze dell'ordine che controllano tutte le macchine che provengono dal lato della periferia oppure dal lato centro che vanno in periferia, perché questi spostamenti non sono possibili tranne se è una questione di lavoro. Capisco e comprendo che possiamo notare persone in strada, specialmente in un orario che va dalle 9 a mezzogiorno. Io sono presente in strada, vedo tante cose, ma vedo anche tanta gente che cammina anche velocemente con una busta di spesa per poi andare a casa, perché ognuno di noi è preoccupato per se stesso. Poi se c'è gente che praticamente scende per perdere del tempo, io mi domando e dico, a parte il controllo, ma il controllo di noi stessi, di ognuno di noi, e beh, lo vogliamo anche noi dire, ci autocontrolliamo perché siamo in una situazione che non l'abbiamo mai vissuta. Abbiamo sempre bisogno di qualcuno a cui praticamente ci deve bacchettare oppure andare alla cieca, sindaco, 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 sindaco. Beh, io penso che non siamo dei bambini, anche perché se noi notiamo, i ragazzi, la gioventù è a casa. E allora chi è che sta in strada? E allora facciamoci queste autodomande nel momento in cui vogliamo solamente, per quella parte che vuole criticare, si fa un attimo un'autodomanda. Per quanto riguarda alcune zone, la periferia specialmente ci chiede tante volte controlli. Ciro, giustamente. Allora, io voglio dare degli aggiornamenti adesso, sono le 12, stanno suonando le campane delle ore 12. Allora, in questo momento rimane inalterata la situazione di ieri sera, quindi non ho avuto nessuna telefonata. Spero che praticamente questa domenica di pace e di serenità passi nel modo migliore, anche per quanto riguarda gli avvisi della Protezione Civile. Ultimamente già da ieri stiamo mettendo i tamponi, perché l'ASL adesso ci dice di quanti tamponi sono stati, loro hanno, se sono negativi e positivi. Ieri c'erano 30 tamponi, tutti e 30 negativi. Poi vediamo stasera, ce ne potranno essere 27, uno positivo, 26 negativi e uno positivo. Io lo andrò a scrivere nel comunicato. Un'altra domanda che mi viene fatta spesso, perché io vi seguo i social, seguo sindaco, ci dia i nomi dei coloro che hanno avuto il Covid. Se non sono i nomi, la zona. Allora non si possono fare né i nomi e né le zone, perché queste persone che sono nostri familiari, perché io li ritengo miei familiari, non diventano dei mostri, non diventano persone che praticamente la notte cambiano il volto, diventano dei mostri, diventa qualcosa chissà di che cosa. Sono semplicemente persone che stanno vivendo momentaneamente un problema. E vi posso anche assicurare che in quei condomini dove noi seguiamo queste famiglie, perché il comune deve seguire queste famiglie per due motivi: la sanificazione che deve essere effettuata dall'amministratore del condominio e poi per quanto riguarda il rifiuto che diventa il loro rifiuto, un rifiuto speciale, e sono seguiti
anzi loro molto spesso, perché l'ASL può avere dei problemi di linea, dicono anche una serie di problematiche, li abbiamo aiutati anche in tante piccole cose. Una caldaia non funzionava, abbiamo fatto andare i pompieri con la scala all'esterno per far funzionare la caldaia per l'acqua calda. I condomini, dove sanno che c'è la persona, addirittura loro aiutano queste persone. C'è un atto di solidarietà. Inizialmente c'è stato un attimo che non capivano, poi hanno capito, di umanità. Chiedono alla signora, serve qualcosa, una spesa, la lasciano fuori. Allora non ci vediamo tante preoccupazioni inutili, tanto tanto per dire, per parlare. E tante di queste persone, ormai ne abbiamo già 14, sono guarite, ed altre siamo già con il primo tampone negativo. Può darsi che nei prossimi giorni avremo più di uno che ritornerà ad essere con il doppio tampone negativo, praticamente esce fuori dal COVID. Poi sarà il medico curante che darà il certificato finale del paziente. Quindi non ci preoccupiamo, il COVID non esce dalla porta, bussa, esce da sotto alla porta, bussa alla porta della signora accanto oppure dal balcone. Non è questo il COVID. Il COVID è tutta un'altra cosa, e sappiamo in che modo praticamente ci si può avere questo momento tramite la trasmissione della saliva. Più o meno è questo, da quello che ci hanno spiegato gli illustri professori sanitari. I cittadini di isolamento domiciliare come vengono controllati? Beh, l'ho detto prima Ciro, c'è un controllo sia dall'ASL per tutto quello che è la parte sanitaria. Quindi vengono chiamati, vengono fatte le domande, e da parte del comune per quanto riguarda problematiche, per esempio ci sono anche nella famiglia che non sono però Covid, ci sono dei ragazzini, ci sono i nostri sociologi che li chiamano, fanno delle domande, tengono qualsiasi cosa, perché noi rispondiamo in continuazione. Anche perché voglio ricordarti Ciro che proprio il comune ha aiutato l'ASL a prendere tutte le domande di coloro che tornavano da fuori, oltre 700, i quali stanno in autoquarantena tranquilli. Molti di questi ormai ci hanno finito i famosi 14 giorni, ma vi posso assicurare che molti dicono: no, ma noi ce ne stiamo a casa tranquilli, vogliamo stare sereni. Quindi questa preoccupazione, vi ho sempre detto, siamo tranquilli, stiamo sereni, che la battaglia poi non è che la vinciamo o la perdiamo a turno di greco, la battaglia è mondiale. Quindi cerchiamo di essere noi in primis sereni. Certo, abbiamo avuto delle problematiche di un certo che di numeri, piano piano abbiamo avuto anche tanti decessi, poi sarà dopo si avranno delle spiegazioni il perché, ma è una malattia che non c'è ancora un'indicazione precisa. Io mi sto preoccupando più di quello che sta ritornando in Cina, però mi fermo qua perché queste poi sono valutazioni ad alto livello che noi non ci dobbiamo entrare. Ok, secondo lei quando saremo fuori dall'emergenza? Queste sono cose che sono al di sopra di noi stessi. Io spero quanto prima, perché la questione non è poi il Covid in sé per sé, prima di tutto si deve trovare un vaccino, ma è la questione economica, che questo è fondamentale, perché quando poi ci sarà la ripartenza, là ci saranno altre situazioni, speriamo meno gravi del Covid. Un messaggio alla città oggi che è la Domenica delle Palme? Io un primo messaggio, e questo ringrazio anche un po' i consiglieri che mi sono attorno a me, la maggioranza, che mi hanno indicato abbiamo parlato di forze dell'ordine, poi ci sono gli infermieri, i medici. Queste persone, quali stanno sia delle forze dell'ordine, sia infermieri, sia medici, c'è tutto un elenco di persone che sono anche morte o hanno preso il Covid, fanno dei turni pazzeschi. E mi hanno chiesto di fare un appello di solidarietà. Loro quando fanno questi turni hanno bisogno anche di fare una spesa. E fortunatamente che non abbiamo messo il giorno alla settimana della lettera. Perché una realtà del genere, se salta il suo giorno, che fa? Non mangia
l'infermiere, il medico, coloro che stanno nelle autobulanze, tutte le forze dell'ordine. Loro chiedono un'altra cosa: se li conosciamo, non facciamo fare la fila a queste persone, perché queste persone hanno il tempo di fare un po' di spese, di andare a casa, riposarsi e ritornare in prima fila, ma in prima fila con il pericolo vero. Quindi cerchiamo di darci una mano tutti quanti. Le critiche, tra un 20 giorni, quando ne usciremo, Ciro, quando prima, ha voglia di farne. Parleremo un'altra volta dell'immondizia, poi parleremo di qualche altra cosa, parleremo del campo, no? Va bene, perché vuol dire che viviamo, siamo tranquilli, siamo tornati alla tranquillità. Ma adesso che ci vogliamo criticare? Ma che cosa ci vogliamo criticare? Andare alla ricerca della persona che ha avuto il Covid, della zona. Sono al centro Sant'Antonio, la zona di Sant'Antonio, e in periferia i casi. Punto. Non è che c'è solo un focolaio nella parte X, non è così. Ci sono varie strade della nostra città e i condomini, ripeto, sono tranquilli a dare solidarietà e quel volto umano vicino a queste persone.